La giornata. Cosa c'è da sapere? Diaspora 5 Stelle, Di Maio se ne va e porta con sé una sessantina di parlamentari. Fonda Insieme Futuro. Conte per ora non strappa col governo. Draghi comunque esclude ogni possibilità di rimpasto. È mercoledì 22 giugno. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Negli ultimi giorni, dobbiamo dirlo, c'è stata una vera e propria escalation contro alcuni di noi. Un'escalation contro la singola persona, attacchi quotidiani, personali, a mezzo stampa, che hanno minato anche la compattezza del governo. In questi mesi la prima forza politica in Parlamento aveva il dovere di sostenere il lavoro diplomatico di tutto il governo ed evitare ambiguità. Ma così non è stato. Entra tra gli applausi alle 21:30 in una sala dell'hotel Bernini Bristol nel centro di Roma per la conferenza stampa che chiude la giornata ma apre una nuova pagina politica. Il ministro Luigi Di Maio dice: dovevamo stare dalla parte giusta della storia. Parla di negoziato ucraino, dittatura di Putin, di picconate senza senso al suo governo. È diverso, ma in fondo è lo stesso che sconfiggeva la povertà. Ci crede. Vuole che ci credano tutti, almeno. Poi dice una cosa che taglia l'aria. Uno non vale l'altro. E il pugnale colpisce il padre, Beppe Grillo. Un ignobile tradimento per Alessandro Di Battista. Ma come si è arrivati sin qui? Che cosa è successo solo nelle ore precedenti? Oggi spetta a tutti noi aiutare l'Ucraina a rinascere. Le 15 sono passate da pochi minuti quando il premier Mario Draghi prende la parola nell'aula del Senato. Inciampa su qualche nome, Severodonetsk, Lugansk, è cupo. Gli siede accanto proprio Luigi Di Maio. Giancarlo Giorgetti invece è sull'altro lato. Non lo sorregge quell'apparente serenità, forse chiarezza di intenti, che accompagna il capo del governo anche quando la situazione è grave. Di tanto in tanto parte qualche applauso. Italiani, brava gente per l'accoglienza agli ucraini. Democrazia, libertà, ma è una punteggiatura di maniera. Tutti pensano ad altro, concentrati su qualcosa che succede altrove, fuori dall'aula. Anche il presidente del Consiglio fa fatica a rimanere lì dov'è. Vuole correre e finire quel discorso di 25 minuti scarsi che appare a tratti surreale. Siamo un'Europa unita, appoggiamo Kiev, ma il Parlamento è tutt'altro che compatto. È in corso la scissione 5 Stelle. Alla Camera, l'altro ramo dove il Premier deve recarsi oggi, si replica con l'informativa sul Consiglio europeo di domani e quasi ci si dimentica che fino a ieri ci si azzuffava sulle armi, la risoluzione su cui l'accordo poi è stato trovato solo nel pomeriggio e che al Senato è passata con 219 sì, 20 no e 20 astenuti. Comunque, a Montecitorio, come a Palazzo Madama, si raccolgono le firme per Luigi Di Maio, obiettivo gruppo autonomo. Si chiamerà Insieme per il futuro, ma insieme a chi e futuro quale? Il ministro degli esteri è partito all'attacco proprio nel momento più delicato e già questo forse agli occhi di molti lo sfiducia come capo della diplomazia. Eppure è stato un azzardo che, se tentato dopo, forse non avrebbe portato al risultato ora sotto agli occhi di tutti, perché magari il voto sarebbe andato diversamente e per lui non ci sarebbe stato spazio di manovra. Invece con Di Maio cambiano casacca almeno 60 parlamentari al momento, una cinquantina di deputati e 11 senatori. Senato dove serve pure un simbolo di un partito presente alle ultime elezioni per fare gruppo. E allora, voilà, ecco il Centro Democratico di Bruno Tabacci, oppure c'è Maie o Italia al Centro. Quali sono però i nomi? Chi va via dai 5 Stelle con l'ex capo politico? 5 sottosegretari, Sileri, Castelli, Macina, Nesci, Di Stefano. Ci sono poi altri big, Primo Di Nicola, la presidente di commissione Carla Ruocco e Vincenzo Spadafora, l'ex ministro. I grillini ormai non sono il gruppo più numeroso in Parlamento, ora in testa è la Lega.
Perché è successo tutto questo? La risposta è difficile e semplice insieme. Non ci sono motivi davvero validi. Quello della distanza dall'Europa o l'atlantismo tradito appaiono come evidenti pretesti. Molto più chiaro è che l'accelerazione è cominciata quando si è tirato in ballo il limite del doppio mandato, che per il fondatore Beppe Grillo va confermato come principio tra i 5 Stelle. A breve, infatti, su questo gli iscritti pentastellati si esprimeranno. Politico ormai di professione, Di Maio si è visto improvvisamente fuori dai giochi, dalla Farnesina a Pomigliano, viaggio di ritorno alla soglia dei 36. E allora via, spacchiamo tutto mentre c'è la guerra, in tempo per le elezioni del 2023, o forse prima. A questo punto chi può dire quanto regga Draghi? Ieri puntellato, certo, ma comunque in precario equilibrio. Dipende da Conte, che per ora non strappa. Dipende anche dalla forza che Di Maio acquisirà già dopo i ballottaggi di domenica prossima. Ieri il neocentrista, che guarda a Sala, a Giorgetti, a Brugnaro, sedeva accanto al Premier, l'abbiamo detto. Il sostegno era chiaramente reciproco. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.